Ciao a tutti! Come ogni lunedì tornano le top news di guedusoulserver.it, dove vi presentiamo alcune delle notizie più interessanti della settimana appena trascorsa. La prima notizia di cui vogliamo parlarvi riguarda un titolo, in uscita il 23 agosto su PlayStation 4. Come i più attenti di voi avranno potuto intuire, si tratta di Uncharted, l'eredità perduta. Sony, infatti, ha recentemente pubblicato un video making of, nel quale viene mostrato cosa si cela dietro le quinte di questa espansione standalone. The game could stand on its own as an entry in the series. It's going to be the sum of Uncharted's in terms of gameplay experience with some of our beloved characters, some of the most fan-favored characters. Cosa si nasconde dietro le avventure di Chloe e Nadine? Come ha lavorato Naughty Dog a questo nuovo capitolo? Nel video troverete risposte a queste ed altre domande. Per quanto riguarda il mondo di cinema e serie TV, invece, a destare maggiormente l'interesse dei fan, è stato il primo teaser ufficiale della terza stagione di Mr. Robot. Le prime due stagioni sono state accolte in maniera estremamente positiva, sia dal pubblico che dalla critica. Se è vero che non c'è due senza tre, quindi, la serie confermerà ulteriormente il proprio successo. Per scoprirlo, non ci resta che aspettare l'11 ottobre, giorno in cui la nuova stagione sarà messa in onda negli Stati Uniti. It's coming from the sorrow in the street, the holy places where the races meet, from the homicidal bitchin' that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat. In ambito tecnologico e informatico, infine, a far parlare molto di sé è la Radeon Vega 56 di AMD. Secondo benchmark non ufficiali, infatti, sembra proprio che la scheda video sia mediamente più veloce del 20% rispetto alla sua diretta concorrente, la GTX 1070 di Nvidia. Qualora i test dovessero trovare un riscontro ufficiale, rappresenterebbero la prova tangibile che AMD si sia effettivamente messa in gioco su più settori. Attendiamo quindi il 14 agosto, data in cui sarà messa in commercio, anche se, presumibilmente, in Italia dovremmo attendere l'autunno. Prima di concludere, vi ricordiamo che sul sito troverete tanti altri articoli, approfondimenti e recensioni. Questa settimana, ad esempio, vi proponiamo la recensione di Persona 5, il JRPG che ha consolidato ancora una volta il successo di Atlus. Troverete inoltre un articolo, che mira ad approfondire il tema della diversità nei videogiochi. I protagonisti, infatti, sempre più spesso non rispondono agli stereotipi standard. Ma il medium videoludico è davvero al passo con i tempi come vuole far credere? Con questo interrogativo vi salutiamo. A lunedì prossimo con guedusoulserver.it Top News.